stuzzicandolo attraverso WhatsApp. Intanto la prima cosa che devi fare è avere un cambio di prospettiva, ovviamente, perché molte donne partono dall'idea, se non trovo lui, partono dall'idea che di avere quella relazione con quella persona sia l'obiettivo ultimo della vita, no? Questo e quindi inizia ad alimentarti di negatività fondamentalmente, perché inizi a ripetere che quello è l'uomo giusto, che quella è la persona giusta e magari ti senti, diciamo, come dire, bloccata, no? E d'altra parte la società spinge un po' questo, no? Perché un uomo, ad esempio, over 40 o magari over 50, single viene ancora, se un uomo benestante, diciamo, soddisfatto della carriera, eccetera, viene giudicato scapolo d'oro, insomma, che è una definizione valorizzante. Mentre una donna altrettanto realizzata, però, diciamo che over 40 e single non è nessuno, viene, sì, definita single oggi, però spesso anche zitella, no? Una zitellona, quindi questo è scredita. Quindi tu devi assolutamente fregartene dei giudizi degli altri e puntare su te stessa, perché questo è il primo punto fondamentale, puntare su te stessa e sulla tua realizzazione, realizzazione economica, realizzazione, diciamo, sociale, quindi avere tanti interessi, quindi questo è il punto fondamentale, no? E poi se a 40 anni, a 50 sei single perché sono finite delle cose, o anche a 30, il problema è se qualcuno ti giudica è soltanto invidia, perché le persone sono praticamente invidiose quando una persona ha successo, quindi questo è il punto fondamentale, no? Quindi, e ovviamente in questo caso, diciamo che se tu pensi che hai un'età, che tutte le tue amiche hanno famiglia, che hai trovato questo e adesso come fai? È ovvio che inizierai a inseguirlo anche su WhatsApp, inizierai a tempestare di messaggi, inizierai a mandare messaggi. Quindi ti predisporrai, diciamo, in un'ottica bisognosa. È evidente che purtroppo, o per fortuna, nelle relazioni sentimentali affettive, chi è bisognoso muore di fame. Quindi questo è un punto fondamentale. Se noi siamo bisognosi, schiattiamo dalla fame fondamentalmente. Quindi non sta scritto da nessuna parte che le donne di mezza età debbano per forza avere una relazione sentimentale affettiva, ad esempio. Quindi ovviamente cioè, il problema è anche che Walt Disney e vissero tutti felici e contenti, oppure ancora peggio, e vissero per sempre felici e contenti, distrugge ancora di più, diciamo, l'autostima, no? Perché eppure questo esiste, no? Quindi bisogna che le donne, che tu impari a gestire le relazioni sentimentali in maniera totalmente diversa. E quindi intanto scrivere alle persone su WhatsApp soltanto se questi ti rispondono, no? Perché ecco, questo è il primo, evitare di fare gli errori, come dire, è il primo requisito per far sì che sia lui a cercare su WhatsApp. Ora, ci sono diverse modalità però. Potresti anche tutto quello che viene fatto deliberatamente ha un senso, no? Allora, uno potrebbe, soprattutto con le persone che sono un po' iperlogiche, eccetera, che quindi temono la perdita di qualcosa, potresti anche, se fatto deliberatamente, in una prima fase scrivere un po' di più, iniziare a scrivere dei messaggi carini, eccetera. Vedrai che dopo un po', se tu scrivi, non devi esagerare troppo, ma se scriverai, dopo un po' lui tenderà a scrivere di meno. Te ne accorgerai, ma va tutto fatto in modo, come dire, deliberato e consapevole. Non è che ti scrivo perché
non posso fare a meno di scriverti. Ti scrivo semplicemente per vedere il tipo di reazione, no? Perché per riuscire a conquistare e sedurre un uomo bisogna utilizzare, come dire, un modello stimolo-risposta, no? Io do degli stimoli e vedo il tipo di risposta che ottengo. Questo è un concetto molto più realistico, no? Questo è fondamentale. E tra l'altro tenere presente che le relazioni devono essere sempre vissute con indipendenza l'uno rispetto all'altro, se devi fare le cose fatte bene. Una relazione devi sceglierla se appagante, se ti dà qualcosa. Viverla pieno non significa viverla in simbiosi, sicuramente non sarà vivere per sempre felici e contenti, perché le favole ovviamente deformano la realtà. Ora, come gestire quindi WhatsApp? Puoi fare qualche esperimento, no? La prima cosa che ti suggerisco di fare è magari inizialmente mandare un po' più di messaggi per vedere come si comporta questa persona. Ovviamente se oltre ai messaggi questo non ti dà niente, è evidente che, come dire, potrebbe avere un'intenzione di mantenere una relazione online, ma non una relazione di fatto reale. Questo è un altro punto importante, no? Perché se vedi che un uomo non ti invita mai, e ci sono tanti casi, soprattutto di personaggi conosciuti nelle chat, eccetera, dove magari ti scrivi, fai, però poi non ti invita mai di fatto. Ecco, questa tipologia di persone andrebbero scartate quasi immediatamente. Però se vuoi fare una prova, puoi, diciamo, vedere un attimino cosa fa questa persona. Diciamo che tutto quello che fai senza essere coinvolto, tutto quello che fai con distacco dal risultato è un'utile informazione, no? Quindi la prima cosa che devi fare è intanto scrivere e vedere se questo ti invita, non ti invita, cosa fa, cosa non fa. Poi, comunque, è molto importante che se questo non prende, come dire, impegni, allora tutto quello che devi fare è, dall'oggi a domani, senza neanche, come dire, una spiegazione, tac, sparire improvvisamente. Non scrive di più. Cioè, dai 3 messaggi, mettiamo, che li scrive al giorno, passi a 0 messaggi. Di colpo, e magari posti non subito, ma dopo un po', qualche stato in cui magari si potrebbe capire che tu hai, come dire, conosciuto qualcuno. Ecco, non deve essere esplicito, ma deve farsi il film lui, perché noi i film che le persone si fanno superano sempre la realtà, no? Ecco che vedrai che lui inizierà ad avere dei dubbi. Prima ad avere dei dubbi, dei sospetti, sospetterà che forse qualcun altro è entrato nella tua vita, sospetterà che forse, diciamo, ti sei decoinvolta, e il sospetto, diciamo, di fatto porta a, è un desiderio umano, no? Studiato anche da Blum-Zeigarnik, una psicologa, credo che fosse lituana, che quando lasciamo delle gestalt aperte, cioè delle funzioni aperte, le persone cercano di colmarle, andando ad accertare quello che succede, perché come esseri umani non accettiamo che ci siano delle cose aperte nel senso di non ben definite fondamentalmente. Ecco quindi che questo sarà un miracolo per te, perché ti posso assicurare che lui inizierà a guardare costantemente WhatsApp per vedere se tu gli scrivi. E è quasi certo, diciamo, che probabilmente dopo 3 giorni, ma entro 21 giorni sicuramente ti scriverà lui con un messaggio test. Un messaggio test per capire se tu ti aggancerai. E questo messaggio test di solito è un qualcosa del tipo ciao, come stai? Tutto bene, no? Perché poi le persone che ad esempio fanno tira e molla, i messaggi li mandano, diciamo, anche spot, sporadicamente, no? Quindi questo è da tenere presente, no? Ecco, quindi ti manderà un messaggio del genere, fondamentalmente. Ora, qui bisogna fare attenzione che non devi abboccare, no? Perché è ovvio che se tu, al primo messaggio che ti manda, inizi nuovamente a scrivere,
Ripeto, la scrittura deve essere fatta nella fase iniziale, ma con lo scopo di toglierla nella fase successiva. Questo è il concetto di fondo, non è che scrivere per tanto per scrivere. Quindi, una volta che tu hai mandato, poi, diciamo, una volta che lui ti avrà mandato questo messaggio test per capire se come tu stai, dovrai rispondere a questo messaggio, ma in modo molto ambiguo, che generi, che vada ad amplificare ancora di più il dubbio nella sua testa. Cioè, deve essere un messaggio di risposta del tipo: ah sì, tutto bene, sto facendo un sacco di cose, spero anche tu, tutto ok, ciao. Quindi una roba del genere, senza, diciamo, specificare niente, restare il più ambigua possibile per fare in modo che questa persona proietti di nuovo, perché, ripeto, la fantasia supera di gran lunga spesso la realtà, quindi in questo modo avrai nuove chance, diciamo, che questa persona inizi ad avere la speranza, lui, di ricevere di nuovo un messaggio. E ti posso garantire che se tu fai queste parti fatte bene, passerà tutto il tempo a controllare se tu gli scrivi, perché la speranza che tu dovrai fargli vivere è un fuoco che va alimentato, diciamo, no? Devi buttare, come si dice, benzina sul fuoco e andare a instillare dubbi. Ovviamente tieni presente che non ti controllerà soltanto su WhatsApp, ma andrà a controllare anche quello che tu fai negli altri social, che prevalentemente, insomma, possono essere Instagram, Facebook, se ce l'hai, non lo so, altri TikTok, quello che è, insomma, altri social. E quello che tu devi fare, anche in questo caso, è crearti, diciamo, dei cambiamenti, no? Come se fosse avvenuto qualcosa nella tua vita, un ingresso, qualcosa che abbia generato un cambiamento di percettivo. Ecco, perché va instillato a questo punto il dubbio che il tuo coinvolgimento nei confronti di questa persona è finito. Ovviamente non deve essere una certezza, perché ricordiamoci sempre che nella seduzione le certezze, come dire, non vanno bene. Se tu dai certezza, sì, può essere, è ovvio che se una persona ci sei sposata o convivente o fidanzata da 20 anni, per fare un esempio, magari c'è 3 figli, è ovvio che ci devono essere delle certezze, no? Ma quando una relazione si sta, come possiamo dire, sta iniziando, no? Oppure è iniziata ma non è mai consolidata, quello che dà forza al tutto è il dubbio, non è la certezza. Quindi devi alimentare fortemente il dubbio. E in questo modo arriverà che non soltanto ti cercherà nei social, ma vedrai che il suo atteggiamento nei tuoi confronti cambierà radicalmente. Inizierà, ad esempio, a invitarti ad uscire per capire che cosa vuoi fare. Anche in questo caso non è che non devi accettare, ma devi semplicemente cambiare giorno. Lui ti dice: dai, vediamoci per un caffè giovedì pomeriggio, per dire, faccio un esempio: ah, guarda, giovedì non posso, potrei lunedì della settimana successiva, qualche giorno dopo. Perché anche qua è lui che si deve adattare alle tue esigenze e non viceversa. Questo è un altro punto molto importante, un punto fondamentale, perché, come dire, chi conduce il gioco poi alla fine seduce, chi viene condotto nel gioco alla fine viene sedotto. Quindi questo è un altro parametro che va preso tassativamente in considerazione. Ecco, in questo modo, e poi dovrai andartene anche subito, e nel frattempo dovrai anche cercare di diventare la migliore versione di te stessa, cioè più femminile, più intrigante, più con un buon, diciamo, linguaggio del corpo, un buon body language, e tutto questo, come dire, farà sì che dentro di lui cambierà completamente la percezione che avrà di te. Da una donna magari da tenere così come ruota di scorta, diventerai una donna, diciamo, da inseguire, e piano piano, investendo su di te, arriverà questo magico evento, diciamo, dell'innamoramento, e allora potrai gestire al meglio la relazione senza, diciamo, esserne sottomessa, tra virgolette.
Bene, bene. E quindi metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Ovviamente iscriviti al canale e attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.